Successo per il B-Book Festival alla Città dei Ragazzi di Cosenza, un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi promosso dal Comune di Cosenza, assessorato alla scuola, da Cooperativa delle Donne, Cooperativa Don Bosco, Teca SRL, società che gestiscono la Città dei Ragazzi. Tanti bambini che hanno preso parte agli incontri e ai laboratori proposti dalle ludoteche comunali di Cosenza. Tanti gli stands presenti, tra cui quello della Scuola dell'Infanzia, l'Isola che non c'era, che ha colto l'occasione di presentare il progetto Museum Children E-book. Con il Museum Children E-book si vuole avere l'attenzione dei bambini verso la storia dell'arte italiana, quindi si parla di archeologia, di musei, e quindi il bambino con questi e-book, come anche le app, c'è l'interazione, il bambino non è più un soggetto passivo ma co-protagonista di quello che fa, quindi è un soggetto attivo. Abbiamo questo progetto. È un progetto nato da poco, molto conosciuto, e c'è un gufetto, Maestro Bartolomeo, che racconta i suoi viaggi ai piccoli gufetti. Abbiamo Tillo, Pellagù, Tolino, Aristomelo e Panciotto. Da quest'altra parte invece abbiamo l'Isola che non c'era, una scuola dell'infanzia bilingue, dove appunto i bambini scrivono, disegnano le fiabe, cioè scrivono queste fiabe e disegnano proprio con la loro manina. Insomma, una iniziativa interessante che ha puntato a catapultare i più piccoli nel mondo della letteratura in tutti i suoi aspetti.